Fratelli e sorelle bianconere, pronti per lo slalom! Lo slalom! Lo slalom all'Alberto Tomba! Dybala come Alberto Tomba! Ah, come gioca Dybala! Ah, ragazzi, ragazzi! Ragazzi, straordinario, straordinario. La sblocca lui, alla grandissima. Una partita che era stradominata, ma col solito giro palla che comunque non dava profitto fino a quando Dybala si inventa questo meraviglioso slalom e questa splendida conclusione, bissata poi finalmente da un gol alla Cristiano Ronaldo. Un gol alla Cristiano Ronaldo. Una bordata e un terzo gol meraviglioso di Douglas Costa. Eppure, anche se la partita era 0-0, non era la solita Juve noiosa, il giropalla lento e noioso. Comincia a vedersi qualcosa, un giropalla più veloce. Io ho l'impressione che i giocatori si stiano cominciando a divertire. Sì, perché giocano, sembra, scanzonati, allegri, non lo so, giocano in allegria, sì, allegri giustamente, parola che mi è scappata, comunque, vabbè, lasciamo stare. Io comincio a intravedere quel sarrismo, lo chiama il mio grande amico Davide Siracusano, io lo chiamo Sarriball, il Sarriball, comincio a vederlo forse, comincio a intravedere una parvenza di Sarriball, che a me sinceramente piace tanto, e aspettiamo squadre, impegni più probanti per questo Sarriball, che comunque comincia ad essere più veloce. Ragazzi, voi direte unica nota stonata, il gol del Genoa, peraltro segnato da Pinamonti che in ottica Juve, tramite Raiola, e Pinamonti a me non dispiace, uno per la carta d'identità, due per le qualità sue tecniche, si è visto col gol di oggi, e tre perché fare un dispetto a loro, perché è cresciuto da loro, lo sapete dove è cresciuto Pinamonti, vero? Dai cartonati, e prenderlo sarebbe bello, gustoso, però vediamo. E voi direte sì, stonate il gol del genere, invece no ragazzi, a me va bene anche prendere un gol, va bene se la mentalità è quella, non dobbiamo la gestione, io non sopportavo la gestione, e invece sì, cercare il quarto e prendere il 3-1, sì, mi sta bene, io voglio questa filosofia, a me sta bene, non mi sta bene con l'addormentamento finale, quello sì, quel retropassaggio sanguinoso, insomma, si è rischiato il 3-2. Quello non mi piace, però prendere un gol ci sta, se ne fai 3, 4, va bene, cercare il quarto va benissimo, infatti non posso dire niente assolutamente. Comunque torniamo a più 4 sulla Lazio che ha ribaltato il Torino senza rigori, questa è una notizia, senza rigori pare, Immobile e Caicedo salteranno la sfida col Milan per squalifica, e non ci sono stati favori per la Lazio oggi sembra. Vedremo domani con l'Inter, perché stanno viaggiando a suon di favori, l'altra volta anche l'Inter a Parma, avete visto insomma il fallo su Kulusevski, grida sanguina vendetta veramente, però lasciamo stare, è inutile ripeterci, vogliono tenere il campionato vivo, è inutile ripeterci sempre, e infatti i titoli dei giornali sono: il campionato è vivo. E questo prenderete, questo, è scontato, ragazzi. E niente, ragazzi, un'ultima cosa, l'acquisto di Arthur, vi ho sempre detto che è una questione puramente commerciale, una questione di business, plusvalenza di entrambe le squadre, la nota stonata è la cifra, che sinceramente mi sembra molto esagerata, perché ancora a 24 anni non ha dimostrato di essere questo immenso campione. Poi magari, ripeto, funzionerà, magari sarà l'Iniesta della Juve, tutto è possibile. Però sinceramente 72 milioni più 10 di bonus, 82,
Mamma mia, che cifre, non lo so, ma mi sembra che Paratici abbia toppato alla grande, però magari il tempo mi smentirà. Ripeto, a questo centrocampo con la figura tecnica di Arthur, la figura da regista che dovrebbe essere quella di Bentancur, probabilmente, o di qualcun altro che prenderanno, il terzo elemento dovrà essere una mezzala, secondo me, con centimetri, muscoli, grinta, dinamicità, aggressività. Un big, insomma. Non so se sarà questo big o comunque farà parte della rosa Lorenzo Pellegrini, perché io sono convinto che la Juventus possa prendere e farà sicuramente un tentativo per prendere Lorenzo Pellegrini, perché la clausola valida fino al 31 luglio, la clausola per prendere Pellegrini è di 30 milioni. La Roma storicamente fa clausole rescissorie basse per vendere, per questione di bilancio, per poter vendere tranquillamente senza l'ira dei tifosi, poter vendere questi giocatori. Lo fa da una vita, lo fece con Pjanic, con clausole bassissime, con Salah, con Rudiger. Pellegrini ha una clausola che dice compratelo, 30 milioni. Ragazzi, guardate la carta d'identità, guardate come gioca. Non so se farebbe il titolare della Juve, ma sicuramente è un ragazzo di grande prospettiva. E io dico, se non riusciamo a prendere Tonali, proviamo almeno con Pellegrini, ragazzi, è italiano, mi ricorda pure Marchisio nelle movenze, negli inserimenti, nella dinamicità, nello stile di gioco. Proviamo a prendere qualche italiano. Comunque a me va bene questa politica dei giovani, ragazzi, che sì, non so se sarà Pellegrini, ma va bene Pinamonti, come mi andava bene De Ligt, mi va bene anche la carta d'identità di Arthur, 24, va benissimo. Bisogna svecchiare questa squadra, questo è poco ma sicuro. Un'ultima cosa, ragazzi, non si sa manco se sta Champions si farà questa Final Eight a Lisbona. Avete visto? Focolaio a Lisbona. Focolaio e lockdown a Lisbona per almeno 15 giorni da domani. Si uscirà solo per fare la spesa e per andare in farmacia a Lisbona. Perciò è tutto in dubbio, tutto un punto interrogativo gigantesco questa Final Eight. Vediamo se cambierà di nuovo sede. L'UEFA dice aspettiamo metà luglio prima di decidere, aspettiamo di sapere notizie su questo focolaio di Lisbona. Detto questo, ragazzi, per questa sera è tutto. A voi tutti, fratelli e sorelle bianconeri, la più cordiale buonanotte, fino alla fine.